Ciao Milano, oggi per Sono a Milano perché conosciamo Roberto Battiloro, notaio di Milano. Ciao Milano, oggi sono con Roberto Battiloro. Ciao Paul, ciao Milano. Roberto è un notaio di Milano. Roberto, svelami però di dove sei tu. Paul, sono siciliano e vengo dalla bellissima Palermo. E beh, Palermo è straordinaria, Di la più, adoro. di più. Top. Adesso mi devi spiegare, Roberto, come hai fatto ad arrivare a Milano da Palermo. Beh, è stata una scommessa personale e una minaccia amichevole del mio maestro, del mio mentore. Addirittura, dai, spiega meglio, spiega meglio. Quando ho vinto il concorso, il mio mentore mi ha detto: adesso che hai vinto, sei diventato notaio, se non lasci la Sicilia non ti parlo più. E da lì è partito il mio viaggio per Milano. Che rifarei? Quindi Roberto, sei stato praticamente minacciato. Sì, diciamo di sì, ma il mentore vede cose che il discepolo non riesce ancora a immaginare. È vero, è vero. Quindi questo shock, possiamo chiamarlo così, ti ha portato a scegliere Milano. E cosa hai trovato a Milano poi? A Milano ho trovato una mamma accogliente, affettuosa, che crea una nuova famiglia ogni giorno in più. Roberto, quindi da quanto sei a Milano? Da 8 anni, da quando sono notaio, e adesso il mio studio è in Turati, ovviamente a Milano, e l'altro, il secondo, è in Brianza, a Seregno. Roberto, una mia curiosità, fare il notaio a Milano professionalmente fa crescere di più che farlo in un'altra città? Beh, sicuramente in 8 anni ho conosciuto e visto cose che in una vita altrove penso non avrei mai visto e sperimentato. Quindi, oltre l'aspetto professionale, cosa ti piace di Milano? Dimmi. Milano ho conosciuto persone da tutta Italia, da tante parti del mondo, e è un posto magico, secondo me unico nel panorama non solo europeo ma anche mondiale. E arrivare da una realtà così diversa come la Sicilia, com'è stato l'impatto con Milano? Ti ha accettato? Com'è stato? Non è stato facilissimo all'inizio, però dopo qualche mese ho capito che, almeno per me, Milano poteva essere la città dei sogni, dove tutto si può realizzare perché è molto meritocratica. In tantissimi mi hanno parlato di questo aspetto meritocratico di Milano, quindi è molto importante, immagino. È fondamentale, ma l'importante è saperla cogliere. Roberto, ma cosa ti piace fare a Milano? Beh, a Milano c'è l'imbarazzo della scelta tra mostre, eventi culturali, sportivi, non ci si annoia mai. Beh, Ma un siciliano cosa pensa del cibo di Milano? in Sicilia abbiamo il meglio del meglio, però neanche a Milano si scherza. Ci vorrebbe una vita per provarli tutti i ristoranti qui a Milano. E alla sera dove ti piace di più uscire? Beh, è troppo facile per me che vivo in Moscova, quindi dico quartiere Moscova, Corso Garibaldi. E adesso siamo arrivati alla mia domanda di rito. Qual è il tuo quartiere preferito di Milano? Non mi allontano troppo, Paul, e dico Brera. Brera, come mai? Brera perché nasconde quell'aria di mistero, signorilità di una volta della vecchia Milano. Ringrazio tantissimo Roberto che ha partecipato a questa mia puntata di Sono a Milano perché. Grazie a te, Paul. Approfitto per salutare tutti i nati per vivere a Milano e te, Paul. Ciao, Milano! Ancora grazie a Roberto che ha partecipato a Sono a Milano perché. Ciao Milano!